oggi la Camera dei Deputati costa ai contribuenti italiani, quindi alle casse dello Stato, 900 milioni di euro, il Senato della Repubblica 500 milioni di euro. Annui, scusate. Ogni anno la Camera dei Deputati spende di questi 500 milioni circa 100 milioni di euro in stipendi e servizi ai parlamentari. La metà, perché pressappoco siamo alla metà dei senatori, la metà di questa cifra al Senato. Un parlamentare della Repubblica guadagna due parti di stipendio. Una è quella dell'indennità, che per le cariche istituzionali come me hanno anche l'indennità aggiuntiva, che sono lo stipendio in sostanza, perché hanno un importo lordo e un importo netto, e poi ci sono i rimborsi. Tutti questi soldi insieme arrivano a circa 11.000-12.000 euro netti in conto corrente ogni mese. Questi sono i soldi. Non vi scandalizzate, c'è ancora altro. Il vicepresidente della Camera o le altre cariche istituzionali mettono insieme un'indennità aggiuntiva, che si chiama stipendio aggiuntivo, in pratica dovrebbe servire al fatto che io sono deputato, sono pure vicepresidente, devo prendere due stipendi. Io non l'ho mai capita questa cosa, però partite dal presupposto, e lo devo dire con sincerità, io questi soldi non li prendo, io non prendo né l'indennità aggiuntiva e né tante altre cose che mi vengono assegnate sul conto corrente, e io ogni mese queste cose le metto da un'altra parte, su un fondo per aiutare le imprese in difficoltà. Con l'assetto istituzionale che abbiamo oggi, una legge si può approvare in 9-10 giorni. Il Porcellum, la legge elettorale, è stata approvata in 6 giorni, una legge elettorale in 6 giorni. Poi voi mi direte, appunto, si vede bene il risultato qual è stato, ed è quello il punto. Il Lodo Alfano, una legge che poi fu dichiarata incostituzionale, in 9 giorni. La legge sui reati ambientali è un anno che aspettiamo. Non è una questione di Camera o Senato e di regolamenti. Poi possiamo fare tutte le riforme che vogliamo, per carità, se la Costituzione ce ne dà la possibilità, le facciamo. Però teniamo presente che è una questione di volontà politica, cioè se le cose si vogliono fare, si fanno anche in 3 giorni, e io le ho viste fare, votando all'unanimità. Quei pallini erano tutti verdi su alcune leggi, quando però c'erano cittadini che premevano alle porte della Camera e ci dicevano: voi la dovete approvare. Quando le cose si vogliono fare, si fanno in 3 giorni. Quando non si vogliono fare, e una volta è colpa dei regolamenti, una volta è colpa del... è sempre colpa di qualcos'altro. Ma la colpa, come le responsabilità, sono sempre dentro di noi. Il rapporto tra lobby e politica, che è un problema importantissimo. Cioè, il lobbista oggi è un rappresentante portatore di interessi o di un grande gruppo industriale o anche dei malati di cancro. E in tutta Europa, a parte che in Italia, ci sono dei regolamenti che io sto cercando di fare da quando sono arrivato, e qualche risultato l'ho già ottenuto come vicepresidente della Camera. Ci sono dei regolamenti che regolano questo rapporto. Cioè, se la lobby dei malati di cancro deve avere la stessa possibilità della lobby dei petrolieri di incidere sulla formazione di una legge, altrimenti non è lobbismo, ma è amici degli amici. Il lobbismo non è una cosa negativa, il lobbismo va regolamentato. Molto spesso capita che siamo all'ultimo miglio. Adesso si sta facendo una legge spettacolare sui reati ambientali, che se fosse stata fatta 20 anni fa non avremmo avuto la terra dei fuochi, per intenderci. E adesso arriva la notizia che la vogliono cambiare un'altra volta, perché ci sono delle lobby industriali italiane che stanno premendo, non per cambiare quel punto, è un pretesto, per farla andare di nuovo al Senato e perdere altro tempo. Perché se viene approvata quella legge, un mucchio di industriali, molto spesso sono venuti a sversare dalle nostre parti, ma venivano dal nord Europa, se ne andrebbero in galera per questa legge. Ci dobbiamo chiarire, riformiamo il Senato. Io non sono d'accordo con questa riforma, che non è una riforma, nel senso si portano i consiglieri regionali in Senato, ma in sostanza non hai cambiato la velocità delle leggi, perché quelli poi, se reputano che la legge che sta discutendo la Camera è di interesse loro, la possono attrarre a sé. Quindi combiniamo un macello. Luigi, cosa è cambiato dal 2011, Pomigliano, convegno del PD, Di Maio che esce fuori quasi preso a botte, col Di Maio di oggi? Che differenza c'è? Vabbè, c'è la stessa consapevolezza che quando le istituzioni non ci rappresentano le dobbiamo sostituire con le regole democratiche. Questo l'ho detto anche ai ragazzi, al di là dei colori politici. Se non ci sentiamo rappresentati dalle istituzioni, nonostante le richieste, nonostante le abbiamo incalzate, a quel punto non resta che partecipare alla vita politica in prima persona. Si può partecipare alla vita politica in tanti modi, anche non per forza candidandosi.
Ma l'estrema ratio, e anche forse la cosa più bella, è quella poi di arrivare al punto in cui ci si può proporre come alternativa. Il decreto legge diventa legge il giorno in cui lo si emette, quindi è un vantaggio, non devi aspettare l'approvazione della Camera e del Senato. Però c'è una clausola di salvaguardia, diciamo così, che il Parlamento entro 60 giorni lo deve convertire. In sostanza, entro 60 giorni deve dire sì o no a quel decreto legge. Il decreto legge è già legge, però se entro 60 giorni il Parlamento non si esprime in maniera favorevole, scompare dall'ordinamento. Il 60° giorno, alla mezzanotte, scadeva il decreto legge, cioè se la Camera non lo approvava, scompariva. C'erano tutte le forze politiche che discutevano tra di loro, lo dobbiamo modificare così, comunque era mezzanotte meno un quarto, mancava un quarto d'ora al KO del decreto. Comunque arrivano a trovare un'intesa tra le forze politiche e lo stanno per approvare, quando scocca la mezzanotte, troppo tardi, la votazione non si era ancora fatta, cade la votazione, decade il decreto. Le forze politiche tra di loro erano praticamente tutte d'accordo, e non riuscivano, adesso dicono adesso dobbiamo rifare il decreto, lo dobbiamo rivotare, un macello. Mi pare che fosse su delle questioni dei terremoti o delle alluvioni. Vabbè, facciamo una cosa, troviamo una soluzione. Comunque, che cosa succede? Questo nei precedenti, mettono indietro l'orologio di 5 minuti, quell'orologio che avete visto, e votano il decreto che passa. Ora, questa è una distorsione dell'autodichia, cioè abbiamo così tanta autonomia che a tal punto da decidere che ora è. Il disegno di legge sulla scuola, noi abbiamo il tempo di modificarlo se non ci piace. Se invece tu fai la legge in un giorno, anche se non mi piace, tu l'hai fatta diventare già legge. Questa è la differenza e il pericolo dell'abuso di decreto legge. Non è detto che se facciamo una legge al giorno in questo paese le cose vanno meglio. Anzi, chiedetelo agli avvocati, ai giudici, chiedetelo alle persone che ogni giorno hanno a che fare con le leggi. Se gli fai una legge al giorno, per loro se va meglio o va peggio. Va meglio probabilmente per chi è colpevole e può approfittare del casino normativo, scusate il termine, per non farsi dichiarare colpevole. E questo ovviamente non lo faccio come esempio, io non vi voglio portare gli esempi negativi per denigrare la politica. Io questi esempi li porto per dirvi una cosa molto semplice, che là dentro ci sono delle responsabilità enormi, perché ci sono dei poteri enormi. E non possiamo solo prendercela con chi è lì dentro se quei poteri e le responsabilità non li amministra bene. Dobbiamo essere noi ogni giorno ad esigere che quei poteri e quelle responsabilità siano svolte in maniera corretta. Perché se conosciamo le regole delle istituzioni, conosciamo anche chi stiamo mandando nelle istituzioni a fare cosa. Se no crediamo di eleggere una persona per mandarla nei talk. Nel talk io ci sono stato. Tu non hai il tempo per spiegare un concetto come ve lo sto spiegando adesso. Cioè, voi non lo vedete il conduttore quando inquadrano, per esempio, me o qualunque altro personaggio politico. Ma l'ultima volta io sono stato giovedì scorso da Santoro. Io parlavo, c'era Santoro, stringi, sto parlando, 30 secondi, già dici stringi. Cioè, se io ti devo spiegare un concetto, mi devi dare il tempo di spiegarlo. Allora, che cosa si fa? Si fa tecnica di comunicazione, a un certo punto. Cioè, si sparano slogan, si dice quelle 4-5 parole perché devi stare nei tempi. Questo che cosa fa? Incide poi su quelli che sono i problemi legati a quello che capiscono i cittadini, perché se i cittadini vedono gente che, politici che sparano solo slogan, dicono ma qua di cose serie quando si comincia a parlare, perché è sbagliato l'approvvigionamento delle informazioni. Oggi informarsi è un dovere e informare è anche un dovere, voglio dire, informarsi è un lavoro e informare è un dovere. L'approvvigionamento delle informazioni oggi è una cosa non scontata ed è un lavoro. Quindi si guarda il talk, si guarda il TG, si leggono i giornali, per carità, però bisogna avere quella capacità critica di analizzare le notizie, vagliarle e rielaborarle, perché è l'unica nostra salvezza, altrimenti passiamo il tempo in questa società a discutere di cose inutili. E io ora sto dall'altra parte e mi rendo conto di quante volte a tavola, a pranzo con i miei genitori, guardavamo il TG e iniziavano delle discussioni a tavola enormi su un tema che non esiste. Perché si sta discutendo di un tema che in Parlamento neanche lo stanno scrivendo. Allora perdiamo tempo anche in discussioni che sostanzialmente non stanno riguardando il cambiamento prossimo del nostro paese. Non vedo la scorta. Non c'è la scorta.